Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo a Cleto, in provincia di Cosenza, in compagnia di Pantaleone Sergi, che è giornalista, scrittore e storico italiano, per una presentazione di un libro che è Liberandis Domini, vediamo se l'ho detto giusto. Perfetto, questo è un libro che possiamo dire anche rivelazione. Io ho letto, diciamo, su internet che questo libro, oltre a essere una storia ambientata in un contesto sempre di paese, ha comunque dei paragoni, sono stati fatti dei paragoni addirittura col Gattopardo. E in effetti questa è una storia che si svolge a cavallo tra 800 e 900 in un paesino immaginario della Calabria e che naturalmente riporta delle atmosfere che possono essere identiche a quelle del Gattopardo, perché esiste una borghesia agraria che ormai sta per scomparire, che cerca di adattarsi ai tempi nuovi, ma chiaramente non è solo questo, perché poi è una storia anche d'amore, è una storia sociale, perché in questo paese si affacciano problematiche gravi che sono quelle di una mafia incipiente, oppure è un paese dove però si forma un movimento socialista importante e quindi è naturale lo scontro. Tutto questo si svolge in uno scenario di case miserrime, di case povere, di gente che vive malissimo e che quindi naturalmente riporta poi ad altro tipo di atmosfere che sono quelle sudamericane, un po' di Marquez, di altri autori come Sepulveda e altri che hanno descritto queste cose. Io poi volevo chiedere una cosa, siccome nel libro si parla appunto di queste differenze sociali che ancora oggi purtroppo ci sono in Italia ma anche in altri paesi, in contesti piccoli appunto di paese, parliamo di 1.000-3.000 abitanti, si sente ancor più questa differenza sociale? Erano più marcate un tempo e restano marcate ancora oggi, nonostante ci siano un po' diciamo appiattite queste differenze, però esiste sempre il nobilotto locale che oggi magari non sarà un nobile di nascita ma sarà il neoricco, quello che ha fatto fortuna eccetera, ma esiste anche la povera gente che non sa come sbarcare il lunario e soprattutto esiste una società che è condizionata da fattori gravi come può essere la mafia, come può essere una criminalità dilagante, come può essere anche il sopruso da parte dello Stato e quindi naturalmente il classismo di un tempo oggi in nuove forme si ripresenta pure. Tra l'altro lei ha scritto anche altri libri, oltre ad essere scrittore è anche presidente del centro di ricerca sulle migrazioni con sede proprio all'Università della Calabria e allora mi chiedo come mai c'è un fenomeno migratorio anche nei piccoli paesi di popolazioni magari di altre etnie che riescono a ridar vita magari a delle culture e a integrarsi perfettamente. Beh, la storia va sicuramente per i fatti suoi e nessuno può prevedere come va a finire, si può registrare a posteriori. Però se vogliamo fare anche un paragone, l'emigrazione calabrese, l'emigrazione italiana dell'Ottocento e del Novecento non è dissimile nelle forme di quella che oggi invece al rovescio noi riceviamo nel nostro territorio. La Calabria è stata sempre una terra di emigrazione, una terra di esodo, una terra di fuga, oggi invece è una terra di immigrazione e contemporaneamente di immigrazione, perché poi alla resa dei conti i nostri ragazzi se ne vanno ancora oggi a cercare fortuna altrove. Ma d'altra parte le migrazioni sono un fenomeno storico che non riguarda né l'Italia né la Calabria, il mondo è stato sempre così, da quando si ha notizia si sa che le popolazioni si spostano o per motivi di lavoro o per motivi culturali o per fare le guerre o per fare le paci, ma insomma i movimenti migratori sono una costante della storia. Quanto è importante raccontare storie di un determinato luogo e contesto per non farlo morire ma soprattutto per tramandarlo di generazione in generazione arricchendolo poi di nuove esperienze? Io non avevo questo obiettivo, devo essere sincero, quando mi sono messo a scrivere questo romanzo. Per me è un'esperienza inedita, è il mio primo romanzo, io dico sono entrato in una terza vita. Però mi accorgo alla resa dei conti che io ho cristallizzato anche un linguaggio e anche
dei modi di dire, e ho cristallizzato dei personaggi, degli ambienti sociali, eccetera, che altrimenti, se io non li avessi cristallizzati, forse si sarebbero persi, ed era un peccato perché noi non conoscevamo poco della Calabria di quegli anni. Per scrivere d'altra parte anche un romanzo io mi sono dovuto documentare, ho dovuto studiare i costumi, ma parlo dei costumi, cioè di che cose si mettevano addosso le donne, gli uomini, come si vestivano, come parlavano, come si muovevano, che cosa facevano. E quindi in effetti in questo senso è un romanzo che ha una proiezione storica naturale, e quindi avendo scritto, anche se, se è una storia di invenzione, è un romanzo che comunque cristallizza e fa vedere com'era la Calabria di quegli anni. Mambrici, questo paese immaginario, può essere Cleto, può essere il mio paese, può essere Falerna, può essere in sostanza qualsiasi altro paese, perché ovunque la vita che si conduceva era quella che io rappresento in questo volume. Un'ultima domanda: dei personaggi presenti qui nel suo libro Liberandis Domini, quale probabilmente le è più vicino? Ma io, quando ho iniziato a scrivere questo romanzo, avevo in mente di raccontare una storia di emigrazione e di raccontare la vicenda di questo Federico, il nipote del sindaco Dominus del paese, un nobile che per motivi diversi, per motivi di cuore, va a finire in Argentina e poi rientra socialista, anarchico. Ecco, lo vedevo più vicino a me. Ma devo essere sincero, scrivendo pian piano questo personaggio, che mantiene ancora un ruolo importante nella storia, anzi è uno dei protagonisti assoluti della storia, mi sfuggiva e mi cresceva, mi lievitava proprio l'immagine di un altro personaggio, che era questo Don Florindo, il dominus del paese, il sindaco, lo zio di Federico, che si pone il problema, nonostante lui appartenesse a una famiglia nobiliare di antica tradizione, si pone il problema di come evolvono i tempi e di come poter in sostanza poter mantenere il controllo della famiglia e del benessere anche sociale, come mantenerlo quando lui non c'era più. Quindi, ed è cresciuto quindi Don Florindo come personaggio attivo e principale. Perfetto, io ringrazio Pantalone Sergi per il contributo che ci ha dato. Adesso ci sarà appunto la presentazione di questo libro, che ricordiamolo è edito da Luigi Pellegrini Editore. Che è di Cleto, sì, ho saputo infatti che è di Cleto, quindi di conseguenza è anche una valorizzazione del territorio. La casa editrice Pellegrini è nata a Cleto nel 1952 e il professore Luigi Pellegrini la tenne qui a Cleto fino al 1960, quando poi per motivi di lavoro si trasferì a Cosenza e quindi la casa editrice si è sviluppata a Cosenza. È una delle più tradizionali e più importanti case editrici della Calabria, con proiezioni anche nazionali, perché ormai è di livello nazionale. Perfetto. Riccardo Cristiano, Liberi TV, Cleto. Grazie.